Bene, non so se è chiaro, ma adesso abbiamo fatto arrabbiare la Dimitrescu perché le abbiamo ammazzato una figlia e ora lei ci insegue per... stai bene? Fumare non va bene, Duke, lo dovresti sapere. Adesso lei ci inseguirà per tutto il castello, ce la troveremo ovunque. Non sarà bello. Allora, la prima cosa che dobbiamo... No, questo è un lockpick, quindi chi se ne frega. Ho bisogno delle porte da aprire. Non mi dici che porta è questa? Io ho bisogno delle porte col sigillo da aprire, tipo una è questa. E dobbiamo andare qua. Per forza. Sì, forse so dove devo andare, non ne sono molto... Aspetta, aspetta un attimo. Prima di far cagate, faccio così. E guardo la maschera, perché se riesco a metterla subito, esatto, questa è la maschera del dolore. Ok. E dobbiamo metterla dove ci sono due. Mamma mia, questo qua mi fa spaventare. Ma ti ritrovo vivo qua? Perché mi servi, Duke? Va bene. Allora, vediamo di non farci beccare subito dalla Dimitrescu, per favore. Ecco, almeno questa l'abbiamo messa. Dobbiamo andare fuori. Non sento neanche i passi della signora. Quindi cerchiamo di correre, va? Se mi compare da... lo sapevo, lo sapevo. Devo andare di là. Mannaggia, ma veramente ci siamo già incontrati, signora. Buonanotte. Adesso cominciamo così, non la finiamo più, eh. Io devo andare di là. Devo andare di là. Se ne sta andando. Adesso comincio a fare cagate. Lo so, perché non vedo niente. Eccola. Signora, ma se io scappassi di là mentre lei va da un'altra parte, tipo, non ti chiudere porta. Te ne stai andando giù di qua? Se ne sta andando giù di qua. Se ne sta andando giù di qua. Quindi io posso andare qua, giusto? Oh, yes. Ok. Ok, corri. Corri, Ethan. Tanto ti comparirò davanti da qualche altra parte, però intanto facciamo così. Oh, wow, perché entrate? Non dovreste poter entrare. Avete questa facoltà? Non mi risultava. Va bene, fa niente, tanto per adesso non mi occupo di voi. Adesso mi arrivano alle spalle perché ci metto un'ora e mezza ad aprire le porte qua. Ehi, non mi fate spaventare. Pensavo ci fosse la signora. Bene. Ok. Va bene, prendiamo questa. Sì, non so cosa sia. La mappa di cosa ha detto? Non lo so. Va bene, andiamo su. Ah, la Opera Hall. Wow, quindi ci sono strumenti musicali? Ma me la trovo qua da qualche parte, la signora? È possibile. È del tutto possibile. Ok. Perfetto. Non serve a niente a tenere fuori la pistola, però lo facciamo lo stesso. Ok, no. Ok, il rossetto della signora manca. Se qualcuno lo trova, rimettetelo nel bagno. È fatto apposta per lei e quindi è molto costoso. Grand Chambermaid, wow, questa c'ha un titolo incredibile. Va bene, ah, il pallino che c'è lì sopra le armi significa che la sto usando semplicemente. Ah, ok, capirai. Va bene. Quindi abbiamo, cioè abbiamo capito questa cosa del rossetto, anche se non so dove sia, però se è costoso, immagino... Ah, non è lo stesso? Ok, niente, ci ho provato. Se è costoso, immagino che se lo troviamo e lo diamo al Duke, sarà contento, no? Cioè, se saremo più contenti noi con i soldi che... Wow, ok, c'è gente. C'è gente, aspetta che prima leggo. Mi lasci leggere? Allora, un giorno dal trattamento. Le tre ragazze hanno smesso di muoversi e sembrano quasi morte. Un insetto è volato fuori dalla loro bocca, dalla bocca della più vecchia, e sembra una mosca, infatti si trasformano in insetti. 2 giorni dal trattamento, ma quale sarebbe il trattamento? Vorrei sapere quello... Fatto da Madre Miranda o dalla Dimitrescu. Tutti e tre i corpi sono coperti di mosche. Beh, questo è normale.
E sembra che le mosche stiano consumando la loro carne, va bene. Quando ho aperto una finestra, alcune delle mosche sono cadute morte sul pavimento. Ah, vedete, qua c'è scritto il freddo le pietrifica. Io non avevo mai letto questo documento. Quindi è vero, è il freddo che le pietrifica. Ho chiuso in fretta la finestra per impedire che, che si indebolissero gli altri insetti ulteriormente. 4 giorni dal trattamento, tutti e tre i corpi sono quasi completamente consumati dagli insetti. Tutto quello che è rimasto è scuro, una oscura forma umana. Ah, no. Sì, un'oscura forma, no, una massa di creature che sarebbero le mosche che formano una forma umana. Giusto, appena dopo mezzogiorno e gli insetti hanno cominciato a cambiare colore. Quelli attorno alla faccia sono diventati pallidi e quelli attorno alle labbra sono diventati rossi, pensa di un rosso profondo, pensa che culo, qui abbiamo fatto una faccia normale. 6 giorni dal trattamento la massa di insetti si è trasformata in un corpo umano ancora, tutte le tre ragazze si sono svegliate guardandomi come se fossero delle nuove nate, degli infanti, sento un legame tra noi. Come madre e figlie, e ho già deciso i loro nomi, Bela, Daniela e Cassandra. Quindi, se andiamo in ordine, Bela te l'ho già fatta fuori, adesso mancano Daniela e Cassandra. Va bene, lasciamo qui. Abbiamo letto delle tre ragazze, siamo contenti. Allora, dove si è messo? Di qua o di là? No, è qua. Ok, uno è fatto. Una. Qua cosa c'è? Lo sapevo. Dove? Non ti spaventare, Ethan, ci sono qui io. Stai in una botte di ferro proprio. Ah, eccolo lì. No, ma non lo vedo. Dov'è? È giù. Ah, è giù dove c'è il pianoforte. Ma che bello il pianoforte. No, ma magari non è vero. Magari non è giù. Adesso vediamo. Ah, è qua. Eccolo qui. Eccola qui. Ce n'è ancora, quindi. No, è questo che si sta sgretolando. Ok. Qua? Nice! Una riproduzione del castello? Chi la stava facendo? Bravi. Come siamo messi qui? Vabbè, c'è il picklock che ovviamente forse potevo comprare dal Duke e non l'ho fatto. Vabbè, pazienza. Cos'ho qui? Ah, ok. Qua è da dove sono entrata, perfetto. Figuriamoci se me lo ricordavo. Qui è dove ho letto, ok, quindi posso solo scendere. Da dove? Da dove scendo? Da là. Io spero che la signora non possa entrare di qua, ma non lo so, non ne sono sicura. Qua cosa mi dici? Beh, è un po' scuro. Vedo malissimo. Ok, qua. Perfetto, poi qua c'è un pianoforte che temo come in tutti i Resident Evil io dovrò suonare, temo fortemente. Ok, qua c'è PlayStation che mi dà tutti i messaggi che non le ho chiesto. Ok, qua unlocchiamo che deve essere quello esatto alla porta d'entrata, va bene. Quindi scappiamo di qua eventualmente, veloci veloci. Andiamo a vedere sto pianoforte. Aspetta, prima leggiamo perché magari serve. Ma devo per forza. Sarà la continuazione della storia delle ragazze. 5-6 centimetri, nome scientifico nessuno. La struttura del corpo è simile alle mosche. There are differences in the head. Però ci sono differenze nella testa. Sono carnivori e consumano carne vigorosamente. Cioè, sono carnivori. Per prendere prede, che
sono unsuspecting. Come si traduce? Per prendere preda alla sprovvista, si uniscono usando feromoni per imitare un umano. Ah, sono prodotte quando un cadeau, che non so cosa sia, fa uova nell'ospite, ma le mosche sono incapaci di riprodursi. Ah, quindi deve essere un aspetto che può prendere un uovo di cadeau. Questo cadeau sarà il nuovo nemico di questo Resident Evil, il modo per creare i mostri di questo Resident Evil. Ah, ok, sono deboli ai cali di temperatura improvvisi, specialmente se la temperatura cala sotto i 10 gradi centigradi. E beh, quello anch'io, sono sensibile anche prima dei 10 gradi, io già sotto i 25 funziono male. Il loro metabolismo si abbassa e vanno in uno stato dormiente, un criptobiotico, sì, credo che sia criptobiotic state o cryptobiotic state. E lì si fa una domanda che sinceramente a cui io non so rispondere, ma che non so neanche tradurre. È simile allo stato criptobiotico di criptobiosi di tardigrade o polipedilum van der Planck. Non so cosa sia, devono essere studi loro, interessante comunque, però è una domanda che si fa probabilmente, perché non lo sa so, manco lei o lui, non so chi stava facendo questo studio. Ok, cosa devo fare? Devo suonare? Andiamo bene. Posso fare i tasti? No, posso solo fare questi tasti qui. Oh, ho sbagliato di brutto, vediamo. No, no, qua. Ok, questo me lo tieni buono? Grazie. Questo? No. Ok. No. No. Meno male che me l'ha tenuto. E se dovevo farlo a memoria, veniva fuori un casino. Vabbè. Ah, è questa la chiave che mi serviva. Ce ne sono diverse, quindi. Va bene, cosa d'altro devo fare qua? Niente. Quindi posso tornarmene su perché c'era una porta da aprire su, se non sbaglio. Forse era su, ma non ne sono sicura. Boh, proviamo. Mi pareva fosse su. Mi pareva fosse di qua. Oh, wow, ok. No, signora, signora, io speravo di non vederla mai più. Porca miseria, lo sapevo. Mi ha dato un pestone. E mi sa che non ho modo di scappare da qui, vero? Porca miseria, come faccio? No, 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 posso, posso. Posso scappare di qua. Posso, posso. Aspetta. Posso andare su? Posso anche farmi un po' di affari miei, pensa un po'. Guarda, adesso mi apro la porta qui. Aspetta. Se non viene la signora, se mi sta seguendo. Aiuto, aiuto. Ah. Sì, ma veramente no, cioè veramente non era mia intenzione, stavo scappando dall'altra, ma qui come ti muovi finisci nei casini e quindi. Allora, dove apro qui un posto dove farti prendere freddo? Aspetta che guardo come sto conciata. Ah, ancora sto bene anche se mi ha dato il pestone tua madre. No, devo trovare il modo di aprire qualcosa, non c'è una finestra, quindi immagino che dovrò aprire qualcosa lì sopra. Aspetta, aspetta, aspetta. Qua? Qua? Bene, ha! Di già, ma scusami, però. Buonanotte, io sto ferma qua. Io continuo ad aprire qua perché. No, sì, lo so. Questo si chiude e adesso lo riapro. Aspetta.
Aspetta che vieni qua in mezzo. Vieni, vieni tesoro. Formati lì in mezzo. Che riapro tutto. Vai, vai, vai. Adesso le prendi. Ah, devo craftarle. C'hai ragione, perché mi sa che le ho già finite. Ma adesso io mi prendo il fucile, guarda. Facciamo così. Magari con 3 colpi ti faccio fuori. Chi può dirlo? Eh? Però invece mi sa che ti è successo, vero? Oh, mamma mia. L'ho già fatta? L'ho già finita. Ragazzi, sì, anch'io, te credo. Ne hai visti tanti. Ne hai visti tanti di insetti, eh? Soprattutto nel 7, Ethan. Va bene. Ah, sono contenta. Abbiamo fatto anche questo boss, quindi se continuiamo a fare boss ogni volta che gioco per 20 minuti, perché io gioco 20 minuti al giorno, e a parte quello, nient'altro, andiamo avanti di 20 minuti in 20 minuti. Adesso, sempre che mi riesca di andare a salvare, perché non è detto che la signora mi lasci fare le mie cose qui. Non so neanche dove lo trovo il salvataggio adesso. Come siamo messi qui? Giusto per non girare a vuoto? No, mi sa che c'è ancora roba da trovare. Ma davvero? No, non trovo niente. Ah, qua. Ah, bene, vedi. No, qua. Ok, il fucile è ricaricato, perfetto. Non ho più colpi. Pazienza. Andiamo a guardare qua dietro, perché mi sa che anche qua dietro c'era qualcosa da prendere, o no? No, qua potevo nascondermi, ma non ho dovuto farlo, pensate. L'ho sconfitta subito, sta ragazza. Abbiamo altri colpi del fucile, non me l'aspettavo. Ok, adesso siamo a posto. Posso uscire da dove? E senza trovarmi di fronte la signora, qua? Sì, è proprio qua che devo andare. Oh, che culo. Adesso tornerà. La signora tornerà. Qua dobbiamo trovare un'altra maschera, immagino. C'è roba da leggere? No? Niente? Ma dai, c'è un sacco di roba da leggere. Perché non la prendi? Ok, questa è la maschera della gioia. Ah, bene. Andiamo bene. Qua? Ok. C'è un altro posto dove fare roba. Vediamo qui che c'è. Unlockiamo. Qua c'era la signora che andava in giro, Non mi piace tanto questa cosa. Vabbè, andiamo a vedere di qua che dobbiamo fare. Buongiorno. È un ritratto poco veritiero, perché il viso è molto più dolce, eh? Si vede che era in un momento di simpatia la signora in quel ritratto. Cosa dobbiamo fare qui? Le 5 campane di questa camera, fai che suonino. Ok. Aspetta. E ci danno dei colpi, giustamente, perché adesso ci toccherà Carly, là ce n'è una, quindi cominciamo con questa. Hop. Ok. Poi ce n'era una qua, però questa non uso la pistola, scusami. Ok. Poi dove trovo le altre? Andiamo a guardare da su. Ma ho preso tutto qua, sì. Allora, quella, ce n'è una lì, e qua ne devo sprecare 2, ok, ma sono 1, 2, 3, mancano 2, dove le trovo? Ah, non ho guardato lì sopra, aspetta, forse qua, lo sapevo, dove, come lo prendo questo qua, così, anche qua 2 ne devo sprecare. E poi ce ne deve essere uno in mezzo agli ingranaggi, perché altri non ne vedo. Deve essere qua in mezzo. Ah, eccola lì. No! Lo sapevo, volevo inventarmi il momento giusto. Aspetta, no, lo devo calcolare bene. Aspetta. No, per niente. Ma dai, mi è andata di culo, guarda. Mi è andata proprio di culo. Che fastidio. Perché non posso fare le cose come... Cosa succede? È morto qualcuno? Ah no, si apre una porta. Siamo sicuri che posso andare di qua senza morire?
Ok, io dovrei costruire cose e lo dirò per tutto il gioco e mi dimenticherò di farlo. Se non quando sono nella merda completa, eh? E allora lì mi tocca poi per forza. È andato da solo, non gli ho detto niente, ha fatto tutto da solo. Siamo sicuri che adesso non compariamo su e lei ci prende per il collo? Perché è tipico di Resident Evil questa cosa. Dove siamo? Mamma mia, dove siamo? Dove siamo? Attico. Va bene, l'attico, ma... Ah, mi hai dato la mappa di un tesoro, ma non ho capito niente di quella mappa. Poi la riguarderemo. Boh. Poi perché mi devi far spaventare quando prendo le cose? Ho sentito che c'era qualcosa chiamato Dagger, il pugnale dei fiori della morte. Da qualche parte in questo castello. È apparentemente una cosa antica del Medioevo che è ricoperta di un insieme di veleni da tutto il paese, da tutto il continente. Si dice che è stato creato per. È stato appunto crafted, è stato creato per uccidere demoni e mostri. Sembra affascinante, ma nessuno sa dove sia. Ma che strano, eh? Che strano. E penso che sia un pugnale che potremmo usare per uccidere la Dimitrescu. Immagino, perché l'unico demone che mi viene in mente qua al momento è lei. Guardate cosa ho trovato! Guardate! No, lo so perché devo metterlo a posto lo spazio qui. Ma neanche. Nemmeno posso metterlo a posto, porca miseria. No, perché non mi metti insieme? Cannot be... Ah, ok. No, 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 aspetta, chiudi. No, no, vai indietro, 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 indietro. Chiudi e apriamo l'inventario e guardiamo cosa dobbiamo fare. E adesso dovremmo riuscire a prendere il fucile. Era ora. Ok. Ci abbiamo messo un'ora e mezza, però ce l'abbiamo fatta. Adesso devo vedere se c'è altro. Ed anche se c'è altro, come facciamo a prenderlo? Perché non mi mette niente insieme al resto. Cioè, mi mette tutto diviso. E quindi poi è un casino. Possibile che non trovo. Cosa c'è d'altro? Ah, forse c'è qualcosa, tipo qualche tesoro da tirar giù. Ah, ecco, questa c'è, per esempio, però non vorrei proprio spararle, sinceramente. Ma non credo che sia questo che mi dici. Adesso devo provarlo, forza. No, non era quello. Ok, fa niente. Ci deve essere qualche gemma incastonata da qualche parte. Questo niente. Più che prendere il fucile e metterci un anno e mezzo, non so cos'altro posso fare. A meno che non me lo dai rosso perché c'è qualcosa qua fuori. Mi stai salvando? Seriamente, stai salvando? Dopo tutto il caos che ho fatto per prendermi il fucile. Ok. Wow, ragazzi. Devo trovare il modo di metterlo nei preferiti. Però adesso se mi fate passare senza far casino. Quanta roba mi sto lasciando alle spalle, perché veramente ho un casino di roba che devo ancora prendere. E adesso questa non me la fa prendere perché non ho spazio. No, me l'ha fatto prendere. Ma che strano. Guardate, finalmente siamo qua al simpatico ascensore che ci porta dove sapete, dove avevo detto all'inizio, prima o poi questo ascensore lo useremo. Ovviamente lì sopra c'è roba da fare, quindi la faremo, però al momento ho bisogno di andare a salvare perché dopo tutto il casino che ho fatto all'inventario non so neanche quanto mi avanza a
ancora da... oddio, adesso me la trovo davanti. No. Non so dov'è la stanza di salvataggio. È qui, ne? E come ci arrivo? Ok, andiamo giù di qua. Oh mamma, sta parlando con la figlia questa. Dopo mettiamo anche la maschera, io voglio solo scappare. Aspettate, ascoltiamo cosa si dicono. No? Mi hai interrotto così la conversazione? Perché c'era Cassandra che parlava con la madre e le diceva che anche Daniela è morta. E probabilmente si arrabbiava molto la signora Dimitrescu, però ci siamo persi tutta la discussione. Va bene. Prima di tutto, ok, allora, la cosa che mi interessa è ovviamente questa. Devo per forza prenderlo. Assolutamente sì. Ma devi per forza parlarmi sopra. Questa cosa la dovevo fare necessariamente perché... Ecco, oh, nice, bellissimo, perfetto, perché poi ovviamente avremo... molte altre pistole e armi da prendere. Pistole magari no, armi più belle. Aspettate un attimo, cos'è che ho letto? Ah, ok, le maschere. Allora, dovrei avere un'altra maschera da mettere? Credo. Sì, questa è quella della gioia, però la guardiamo perché magari ci dice subito esatto che ha dietro un coso solo e quindi andiamo con tutta la nostra spavalderia a mettere. Oh, no, non andiamo per niente. Ok, signora, è già lì. Porca miseria. Cioè, fai bene ad aver paura, Ethan. Non so se sta salendo su per le scale o no. Ecco, perché io mi sono presa i miei appuntini, come dicevo, e ho... aspettate, perché non so dove è andata. Vorrei capire se ho il tempo di fare questa cosa. Te, tanto, ok, mettiamo la maschera della gioia qui e almeno questa è fatta. Poi in realtà io avevo appunto nei miei appunti, avevo scritto che... no, signora, mannaggia lei. Non so se mi ha visto. Mi ha visto, sì, ok. Avevo scritto che l'ultima figlia che abbiamo fatto fuori è Daniela. E appunto che dovevo mettere la maschera. Sì, era Daniela perché lei parlava con Cassandra l'ultima volta, quindi deduco che Daniela non sia più nei paraggi. E poi ho scritto aprire altre porte, pensate un po', e andare su con l'ascensore, perché quella è una cosa abbastanza importante. Sì, tu che cavolo fai qui? Mamma mia, tu non hai neanche un problema, Duke, io ce li ho tutti invece. E poi ho scritto che nella sala da pranzo... Ero lì che cercavo, no? E dicevo perché è ancora rossa sta stanza. Se vai giù di qua mi fai un favore. Aspettate che sentiamo se va giù di qua. A me sembra che stia andando giù di qua. Io lo spero. Perché volevo fare questa cosa coraggiosissima e farvi vedere perché era rossa la stanza. A me sembra che lei sia andata di là. Però potrei sbagliarmi. Vabbè, facciamo una corsa e vediamo. Perché la musica non aiuta. Perché io ero qua che dicevo perché è rossa sta stanza e non mi sono accorta di questo. Op. È una stronzata che non serve a niente, però vedete come sono coraggiosa, no? Ecco, adesso scappiamo. No, 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 signora, dovevo fare questa cosa assolutamente. Adesso poi ne parliamo. Dovevo farla per la mia salute mentale di accumulatrice di tutte le cose che... Tu sta zitto, sto facendo cose veramente incredibili. Allora, per questo ho fatto tutto ciò, per questo frammento, mannaggia, va bene. Questo aspettiamo, tanto quello che volevo prendere l'ho preso, ho ampliato il mio bel inventario. Allora, adesso però ci dobbiamo organizzare, mi avete fatto consumare un colpo, ci dobbiamo organizzare nel senso che abbiamo altre porte da aprire con questa chiave. E anche con questa, mamma mia, non so dove andare.
Mappa del tesoro, sì, immagino che sia per la palla. Credo che sia la palla che va messa qui, però non so dov'è. Non so proprio dove sia, non capisco. Kitchens? Dungeon. Perché io dovrei comprendere questa mappa? Cioè, chi ha detto che devo comprendere quella mappa? Ok, allora fammi capire se lei è ancora in giro. Eh sì, ma non mi lasci fare niente, signora. Oh, mannaggia te. Va bene, allora andiamo a vedere dove posso usare la chiave. No, questo è un lockpick. Boh. È su un altro piano, immagino. Ah, qua forse. Perché questa porta è chiusa? No, questa è la porta dell'entrata, ci credo che è chiusa. Allora, qua su. Questo è un altro lockpick, infatti. Cioè, questo praticamente è tutto da guardare. Non ho fatto nulla lì. Mannaggia. Cioè, sono messa malissimo. Beh, oddio, magari sono due cavolate da prendere, però intanto. Va bene, no, direi di andare su. L'unica è andare su con l'ascensore, solo che già mi sono scordata da che parte si va su. Questa continua a stare qui perché chiaramente io devo andare nell'ascensore e lei lo sa. Solo che io non mi ricordo dov'è l'ascensore. Aspettate un attimo. Sì, è di qua, non c'è altra speranza. Credo che sia di qua, o no? Mi ricordo più dell'ascensore. È gravissima sta cosa. Sarà questo? Sì, è nell'entrata? Sì. Ok, mi sa che devo tirarmi un po' insieme e fare questa cosa. Ok, sei proprio qua, mannaggia te. Ma sì, ma non vale, non vale. Non andrai mai più sulle scale. Non andrò mai più sulle scale. Aiuto, aiutatemi. Staremo qua una vita e mezza. Dove sei? Non riesco neanche ad aprire la porta. Senti, io scappo, tanto poi tu non è che puoi venirmi dietro, eh. È quello il fatto. Dunque, no, su di qua, direi. Direi. Non ne sono sicura. Aiuto, sì, di qua, ok. Fanculo, la signora non credo che possa venire su con me, spero. Se no siamo nella cacca. Se viene su anche lei, è la fine. Va bene, allora adesso ci cambiamo anche l'arma perché serve questa. Ma non abbiamo colpi. No, speriamo di trovarne perché qui è pieno di bestiole simpatiche che volano, come avrete potuto notare prima quando ci sono salita qua. Ok, allora vediamo dove troviamo queste bestiole. Ok, già sento rumori belli. Ah, ok, siete qua. Bene. No! No, ma non così, perché allora tanto vale che mi prendo la mia di pistola. Aspetta un attimo. Ma vaffanculo, ma perché mi ha bloccato qua? Ah, perché sono scema io, mi sono bloccata qua sopra. Ma miri da solo, perché non mi sembra affatto. Ethan, mi dai questo, grazie. Ma se t'ammazzo lì poi le cose che mi devi dare non me le dai. Vieni su, non viene. No, allora uso la pistola, cosa serve usare l'altro? Tanto non riesco a mirare. Ah, posso prendere anche da lontano, pensa un po'. Aspetta, aspettate un attimo. Perché mi dà fastidio il fatto che non riesco a fare quello che voglio. E sono già spariti. Dove siete qua? Buonanotte. Se ci passi davanti. Wow! se lo becco funziona. Infatti, trick shot. Ho preso un trofeo interessante. Ma se passate veloci non riesco a beccare. No, dovete fermarvi. No, vabbè. Io non lo so come fanno quelli bravi a fare sto lavoro. Ok, allora passiamo di qua, visto che ormai quelli li ho fatti fuori. Vediamo se riesco a trovare qualcosa qui. Ah, ecco, qualcosina c'è.
Non quello che mi serve, però. Ah, qua non c'è nient'altro. Vabbè, allora scappiamo, che ci conviene, forse. Aspettate che guardiamo prima di qua. C'è qualcosa qui? Ah, no, è qua da dove sono arrivata, che non sapevo neanche perché era ancora rosso sto posto. È ancora rosso? Eh sì, è tutto rosso, bene, perfetto. Però almeno so come ritornarci. Ma non so sinceramente che cavolo c'era qua che me lo dava ancora rosso. Magari un gioiello da qualche parte. C'è ancora per terra questo qui? Ma... Ah, ecco cosa non ho trovato. Tu sei vivo. Io lo so che tu sei vivo. Vivo, viva. Vedete, era qua che non ero andata. Mannaggia, cosa ho preso? Adesso me lo dà blu, vero? No. Che palle! Ma che palle! Questo non lo posso aprire. Comunque sono contenta di esserci tornata. Non ci vado giù, ma neanche. A meno che non ho dimenticato qualcosa. E allora lì sarebbe... Beh, guardate. Guardate. Ah, ecco. Però quello sotto è sempre rosso. Fa niente, però sono già contenta così. Perché veramente avevo le mie perplessità. E non so cosa ho preso. Cos'era quel coso lì? Un lockpick, ne? Sa di sì, sa che ho trovato un lockpick. Ok, va bene. Allora adesso qua cos'è? No, no, non è neanche una porta, non so cosa sia. Va bene, qua c'è l'ascensore, ma me lo segni l'ascensore qui? Va più o meno. E andiamo a esplorare questa parte se ci lasciano. Questi qua. Non è perché è in Berisi, sono veramente facili da ammazzare, anche loro poverine sono mutazioni della Dimitrescu. Non sono difficili da ammazzare, però appunto bisogna avere una buona mira, capirete il problema. Ok. Tu mi dispiace, sei perso per sempre. Persa per sempre. Di qua c'è roba su? No? Perché non mettete cose da prendere qua? Che mi serve? Vieni? Niente, allora stai lì. No, la mia preoccupazione è che non mi ammazzate, poi non me ne frega niente lo sapevo. Non miri benissimo, ti devo dire che non miri benissimo. C'è modo... Lì state ferme? No. Ah, non aveva finito di morire. Non era ancora morto. Ah, adesso si è tirato le cuoia, vedete. Sumare tutti questi colpi di pistola. Mamma, quant'è grosso sto tetto. Non so neanche dove sto andando. Ok, qua c'è roba. Meno male che hanno fatto sta cosa che tira fuori il coltello da solo e spacca i vasi, perché sennò ogni volta come nel set a tirar fuori il coltello per spaccare le cose, poi spesso e volentieri non farlo e sparare per non sprecare tempo è una cosa molto brutta. Direi che c'è solo quella scala lì, credo. Uff, chissà quante cose ho mancato. Chissà quante. Adesso vado giù e mi butto di sotto. Ok, andiamo su di qua, vediamo cosa c'è. Ok, bello. Vedo già cose alla Nathan Drake. Dovrò andare giù con la carrucola. Cos'è? Ok, e qua? Wow, soldi. Molti soldi. Vabbè, ok. Oh mamma, aiuto. E nel frattempo mi ammazzano? No. Ostra. Oh, che culo, eh? Poi con quella mano lì. Ok, ho sentito gente intorno a me. No? Va bene, abbiamo preso un'altra maschera, ragazzi. Adesso non so come torniamo indietro, visto che abbiamo preso una fune per venire. Ah, ok. Ok. Quindi qua c'è il simpatico ascensore, spero.
Però non l'ho girato tutto sto posto, mi sa. Siamo all'ascensore? Oh, bene, guarda, sono contenta che mi hai reso le cose facili. Era già morta. Potevo evitare. Wow! Ah, ok. Ho fatto bene ad ammazzarti. Mi hai dato cose. Adesso io ho paurissima. Perché quella era lì sotto che mi aspettava. Non ci sono altri posti che non ho guardato? Mi sembra di essere bassissimo. Ok. Guardiamo qua. No, non c'è nulla. Vabbè. Sicuro. Perché anche quella cosa nella stanza da pranzo, no? Mi ha fatto ridere perché io guardavo e dicevo chissà cosa manca e inquadravo il punto in cui c'era il gioiello, ma ovviamente non lo vedevo. Meno male che appunto guardando il video poi me ne sono accorta. Poi per carità sono stupidaggini, però almeno ho capito perché quella stanza era rossa. Oh ragazzi, adesso siamo nella cacca perché questa qui è qua che ci aspetta e c'ho paura. Appena apriamo è già lì sulla porta proprio. Tra l'altro come sto messa? Devo guarirmi? Aspettate, no, sono ancora verde. Ok, adesso una corsa pazza. Ecco, appunto. No, signora, posso aggirarla? No, posso aggirarla, veramente, grazie. È andata di culo. Ho aggirato la signora. Oh, wow, ok. Ragazzo, sono qui. Sì, tu sei anche così sorpreso di vedermi, immagino, perché, insomma... Ce ne vuole, per tornare vivo dalle mie spedizioni. Aspetta un attimo. Allora, guardiamo questa maschera. Cosa ha dietro? Così so subito. Ah, il 3. Andiamo a vedere se riusciamo a fare questa cosa folle subito. Il 3 dovrebbe essere qui. Ok. No, qua. Ok. Dov'è? Non lo so. Quindi potrei anche scappare di qua un attimo. No, però non facciamo cazzate. No, aspettate un attimo. Perché ho fatto una cosa... No, non mi affettare. Devo salvare, ovviamente. Diamo un occhio alla mappa. Ma cosa... Sta buono, tu. C'è ancora questa stanza qua, rossa. E c'è, ovviamente, qua fuori da fare roba, evidentemente, perché se è rosso c'è ancora qualcosa da fare. Di qua cosa c'è? Io vorrei anche capire... Ah, ragazzi, qua devo andare, c'è anche l'armory. Non ho idea di dove sia questa cosa. Devo andare su e pregare che non mi becchi, poi dovrei anche ritornare di qua. Mannaggia. Va bene, andiamo a cercare di fare... Perché infatti avevo anche scritto ritornare nella Opera Hall. Ok. La signora è lì, io devo salire le scale. Vediamo dove va. Se va avanti fino alla... Porca miseria, m'ha beccato. Ok. Aspettiamo un attimo. Adesso rifletto. Beh, perché non so bene dov'è che devo andare e quindi sono un po' preoccupata. Però potrei già che ci sono andare giù di qua e vedere qui. C'è un lockpick che io avrei. Non so se è il caso di sprecarlo così. Se no c'è la courtyard. Ok. Questo pezzo qua lo devo vedere tutto. Per forza. E è la Opera Hall, sì. Questa invece cos'è? Ah, ok, sì, era il tetto che non ho fatto proprio benissimo. Ok, e invece il basement è quello dove dovrebbe esserci il tesoro, da quello che ho capito, ma mica tanto perché non lo so. No, è vero che qua c'è un'altra porta da aprire. Mamma mia, quanti posti dovrei... Non so neanche se mi segue lì sotto la Dimitrescu, sinceramente. Ciao, riproviamo. Andiamo a vedere dov'è. No, non lo so dov'è sta donna. Io vado. Che devo fare? Guardate che spavalderia, eh. Dove? Ah, ok, va bene.
Porca miseria, ero convinta che avessimo risolto. Pensavo fossi da un'altra parte. Signora, che devo fare? Allora vado prima fuori. Aspetta, no, cerco di scappare di qua. Non so neanche se ce la faccio, perché questa poi mi insegue tutto il tempo. Aspetta che guardo dove sono, fammi vedere dove sono. Dovrei andare... Oddio, di qua? No, è da tutt'altra parte, di qua. Ok, di qua? Yes. Ok, e poi di qua? Ah, ok, sì, ci sono. Ci sono abbastanza, però questa qua mi sta venendo dietro, di sicuro. Ok, library, quindi dovrei andare giù di qua. E poi di qua. E tutto quello che ho qui è il lockpick, penso, da usare. Era tutto ciò che c'era qui? Mi sta seguendo quella. Non mi ricordo dove, però... Allora, qua mi pare di aver dimenticato qualcosa. Ok. Ah! È questa la palla? Seriamente? È la palla che devo usare... Vabbè, adesso andiamo un attimo a vedere di là, così vediamo se questa stanza diventa blu. Per la mia simpatia. No, aspettate. No, ma perché? Perché non so leggere le mappe? Questa sta arrivando. Di qua, è di qua. Ah, qua, ok, mi ero dimenticata. Ok, usiamolo qui, già che ci siamo. Tanto uno vale l'altro, ne compreremo a... ok, questi mi servivano. Perfetto. Adesso dovrebbe essere blu. No, ma figuriamoci, perché dovrebbe darmi questa soddisfazione? Maledetta. Niente. E allora, scusate, usciamo fuori. Si può uscire da qui, ma non lo so. No, qua era tutto blu. Qua avevo preso tutto. Ok, no, niente, come non detto. Allora... Beh, oh, qua la signora per adesso non c'è. Quindi sono contenta. Ah, adesso sì. Adesso arriva. Ah, volevo riguardare anche qui. Dove? Dove è comparsa? Oh mamma, che paura. Che la musica è sempre una cosa... Ah, eccoti. No, aspetta un attimo, come sto? Volevo andare lì, perché secondo me il problema è lì. Io mi prendo già il coltello, perché tanto con te è inutile. No, no, ferma, ecco. No, fammi passare. No, non mi fa passare. Aspetta, così. Magari così ce la faccio. Mi andrò a vedere qua, perché secondo me qua potrebbe essere... No, l'avevo già visto, niente. Come non detto. Mannaggia. Speravo. Allora stiamo qua. Tanto lei fuori non credo che venga. O magari sì. Magari mi segue fuori, Non è detto. Non ho pensato al fatto che lei, forse il freddo non è che gliene freghi moltissimo. Vediamo. Viene fuori. Sì, sì, viene fuori. Ok, va bene. D'accordo. Rientrerei dentro il castello allora. Ecco, esatto, da qua. Va bene, basta, come non detto. Ok, allora, abbiamo preso la palla, a questo punto andiamo a vedere se riusciamo a fare questa cosa. E credo che sia la palla, però mi sembra anche facile, mi è sembrato troppo facile trovarla. Siamo sicuri di questa cosa? Sì, è l'unica. Oh, nice. Ok, quindi come agisco qua? Dov'è? Aspetta, devo anche ruotare, ok. Di qua? No, fermo. No, lo sapevo. No. Aspetta, così. Così, no? Ok, adesso sì. Oh, adesso sì. Girati. Di qua? No.
Io non sono mai stata bravissima con questi giochi e soprattutto se non vedo mi risulta molto difficile. Ah, ci sono anche i buchi lì. È un problema. Come faccio a... No, non posso. Ma lì mi va nel buco? No? Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Mi ha anche fatto le feste. Va bene, sì, coriandoli pure. Vediamo. No, ma li devo prendere prima tutti e quattro. Porca No, miseria. get the ball rolling. il trofeo. Ok, ci sono cose che dobbiamo assolutamente comprare perché poi servono per farmi le pallottole, per esempio, le cartucce per il fucile. Carrying Vediamo guns qua is quanto more vale important than anything. quello che ho preso. Anything, my friend. Dov'è? Eccolo. Wow, 8000. Wow. Bene, bene. Anche questo dovremmo farle un po' di modifiche sicuramente. Anche questo mi modifichi volendo. Bene. No, no. Allora. Quanto costa questo? 1000. Allora li prendiamo, dai. Ah, no, posso farmene di più. Con 1000 me ne faccio tipo uno. Ok, vabbè, This dai, is all an aspettiamo un investment, attimo. Monty. Sì, è Yeah. l'investimento di tua sorella, perché alla fine, eh. Ok, questa sta camminando in giro per le stanze, vediamo cosa abbiamo combinato. Niente, perché poi alla fine è ancora tutto conciato come prima. Vorrei andare giù, ma non mi ricordo più come si fa. Lì c'è la stanza, questa vorrei andare a vedere. E anche perché comunque ci sono, per trovare l'ultima maschera qualcosa dovremmo farla. Io non so che cosa devo fare per trovare l'ultima maschera. Dovrò andare giù per forza, sarà lì. Sarà lì, dai. Ma non so, come ci arrivo, non mi ricordo più. Non mi ricordo come ci sono andata lì sotto. Vabbè, ci proviamo adesso.